Bene, carissimi, allora leggiamo il messaggio della Regina della Pace dato attraverso la Veggente Mariana ieri 2 febbraio 2015. Cari figli, eccomi, sono qui in mezzo a voi. Vi guardo, vi sorrido e vi amo, come solo una madre può fare. Attraverso lo Spirito Santo, che viene per mezzo della mia purezza, vedo i vostri cuori e li offro a mio figlio. Già da tanto tempo vi chiedo di essere miei apostoli, di pregare per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Chiedo la preghiera fatta con l'amore, la preghiera che fa opere e sacrifici. Non perdete tempo a capire se siete degni di essere miei apostoli. Il Padre Celeste giudicherà tutti, ma voi amatelo e ascoltatelo. So che tutte queste cose vi confondono, anche la mia venuta in mezzo a voi, ma accettatela con gioia e pregate per comprendere che siete degni di operare per il cielo. Il mio amore è su di voi. Pregate affinché il mio amore vinca in ogni cuore, perché questo amore che perdona si dona e non cessa mai. Vi ringrazio. Allora, cari amici, un messaggio, come vedete, è tutto rivolto proprio a quelli che hanno risposto alla chiamata, che la Madonna ha chiamato ad essere i suoi apostoli, ma che esitano a rispondere a questa chiamata, quasi abbiano un po' paura, un po' timore, un po' anche di stupore per un impegno così importante, ma la Madonna dice: voi dovete accettare con gioia questa chiamata e dovete nella luce dello Spirito Santo capire che Dio stesso vi ha fatti degni di operare per il cielo. Perché allora così non rimanete lì perplessi, ma fate il passo avanti, dite presente, e in questo modo voi opererete perché il mio amore, dice la Madonna, vinca in ogni cuore, vinca nel mondo. Questa è dunque il discorso del messaggio, cari amici, perché possiamo comprenderlo bene e comprenderlo come un'esortazione, come una chiamata ulteriore. Perché finora siamo rimasti un po' esitanti nel donarci a Maria. Dunque, è un messaggio molto bello in cui la Madonna intanto, come dice in altre occasioni, aveva detto: vi guardo e vedo ciò che c'è nei vostri cuori, e cioè nei vostri cuori vedo la sporcizia, ho detto più di una volta, i cuori impuri, insomma, vi guardo e vedo i vostri cuori impuri, e vedo molti di voi che vengono qui, pregano, si inginocchiano, dicono il rosario, ma il loro cuore è impuro. Oggi la Madonna invece ha uno sguardo, come dire, di compiacenza guardandoci. Lei ci guarda nella luce dello Spirito Santo e vede esattamente qual è la nostra situazione spirituale. Dice: vi guardo, siccome, cari amici, vedo in voi un cuore di figli, vi sorrido. Come quando noi, quando vediamo una persona che è buona, che insomma è una persona comunque che risponde, che ci è ben disposta, sorridiamo a questa persona. Vi guardo, vi sorrido e vi amo. Bene, queste tre espressioni, cari amici, dobbiamo proprio imprimercele bene nella memoria, no? Ogni tanto pensiamo, quando siamo un po' giù di morale, siamo un po' afflitti, siamo un po' nella nebbia,
pensiamo che Dio sia lontano, che la Madonna non pensi a noi, che le cose vanno male. Allora pensiamo a questo passaggio, di questo bellissimo messaggio, e cioè: vi guardo, vi sorrido e vi amo. La Madonna guarda ognuno, sorride a ognuno e ama ognuno, come solo una madre può fare. Quindi le mamme capiscono molto bene, quando guardano i figli, sorridono e si distinguono al cuore. Così può fare la Madonna con uno di noi. Poi dice, attraverso lo Spirito Santo, che viene per mezzo della mia purezza, che bello, cari amici, lo Spirito Santo viene a voi per mezzo della mia purezza, che la Madonna era mediatrice delle grazie, della grazia dello Spirito Santo, che viene a noi dal cuore di Maria perché è trasparente, puro, immacolato. Per cui noi giustamente diciamo vieni Spirito Santo, vieni per Maria, cioè vieni per la purezza di Maria, attraverso la purezza del cuore di Maria. Questo Spirito Santo, in questa luce dello Spirito Santo che viene a noi attraverso la purezza di Maria, rivede i nostri cuori e appunto vedendoli comunque non magari li vede anche tristi, li vede anche piagati, feriti, ma non con dentro la cattiveria, l'odio, l'invidia, la gelosia, quindi non con cuori purificati dal veleno del serpente, lei li offre a suo figlio perché li guarisca ulteriormente, li purifichi fino in fondo, li ricolmi della sua pace, della sua gioia, della sua sapienza, della sua luce. Quindi la mamma, la Madonna viene come una mamma che ci sorride, ci ama, e ci guarda, ci sorride, ci ama, e guarda i nostri cuori, li prende e li offre al suo figlio Gesù. Poi la Madonna dice, ci ricorda che lei da tanto tempo, la parola apostoli la sta usando da una decina di anni, mi pare, in modo particolare, già da tanto tempo vi chiedo di essere i miei apostoli, di pregare per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Dunque la Madonna, qui ovviamente il riferimento è questa apparizione speciale del 2 del mese. Nel 2 del mese la Madonna appare proprio in riferimento alla festa del 2 febbraio, che è la festa della presentazione di Maria al Tempio, dove la Madonna viene preannunciato che il bambino sarà segno di contraddizione, che molti lo rifiuteranno e anche a lei una spada trafiggerà l'anima, e per quello che ha scelto il 2 del mese per venire a pregare, non per quelli che non credono, che non sono atti, cioè dice per quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio, perché i cuori aperti che hanno conosciuto l'amore di Dio lo sa soltanto Dio. Ci possono essere anche dei cristiani, cari amici, che non hanno mai conosciuto l'amore di Dio, altro che. Quindi la Madonna ci dice, attenzione, io sono venuto qui, vi ho chiesto di essere i miei apostoli, cioè gli apostoli della pace, dell'amore, della fede, perché appunto possiate portare questa pace, questa gioia, questo amore a quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio, cioè lo devono conoscere attraverso di noi, con la testimonianza della nostra vita. E vi ho chiesto per questo, vi chiedo ancora, per essere miei apostoli, la Madonna cosa ci chiede per essere suoi apostoli? La Madonna chiede per essere suoi apostoli, ci chiede la preghiera fatta con l'amore, la preghiera che fa opere e sacrifici, cioè la preghiera fatta con l'amore, la preghiera del cuore fatta con l'amore, che nella quale noi ci ricordiamo dell'amore di Dio, che poi si traduce in opere a favore degli altri, in sacrifici, nel donare la vita, insomma, per cooperare a questa grande opera della salvezza. Quindi la Madonna dice, questo è il secondo punto, da tanto tempo vi chiedo di essere miei apostoli, di pregare per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio, chiedo la preghiera fatta con amore, la preghiera che fa opere e sacrifici. E cioè la Madonna dice, vi ho chiamato a essere miei apostoli, vi ho detto di fare questo. Ma, dice la Madonna, siccome ci vede esitanti,
si viene a dire, ma io cosa posso fare? Io qui ho già tanto da fare, come faccio ad essere un apostolo di Maria, eccetera. Dice la Madonna, dice, non perdete tempo a capire se siete degni di essere miei apostoli. Cioè, qui cosa non perdere tempo? Fa capire l'urgenza dell'ora nella quale viviamo. Oggi, cari amici, è l'ora della battaglia, perché il nemico è scatenato, Satana è sciolto dalle catene, il nemico è scatenato, è l'ora della battaglia personale di tutti noi, perché l'amore domina i nostri cuori, perché l'amore si diffonda, la battaglia di tutta la Chiesa. Allora, quando c'è la battaglia, cari amici, è l'ora della battaglia, quando sono gli allarmi, capito? Uno non deve stare lì a pensare se è degno o non è degno, se può o non può. Uno, quando vuole battere, si va a combattere, figlioli cari. Perciò dice, non perdete tempo a capire se siete degni di essere miei apostoli. Cosa ho combinato io dalla vita, poi non so parlare, poi so... No, sai amare, sai pregare, sai amare, sai testimoniare. Non lo sai fare, impara, forza. Non perdete tempo a capire se siete degni di essere miei apostoli, capisci? Perché poi, ovviamente, chi non rischia non rosica, cari amici, chi non mette la sua vita a servizio di grandi ideali, invece di fare l'aquila farà il pollo. Quindi non perdete tempo a capire se siete degni di essere i miei apostoli. Il Padre Celeste poi alla fine giudicherà tutti, voi intanto ora amatelo e ascoltatelo, cioè non state lì a giudicare voi stessi, non dovete essere voi a dire non sono degno. Lo dirà Dio se casomai. Voi intanto, Dio attraverso me vi chiama, voi rispondete. Rispondete, ascoltate questa chiamata e rispondete alla chiamata dell'amore. Poi lasciate che il Padre Celeste alla fine giudicherà tutti. Ma è ovvio che se noi adesso rispondiamo, lo ascoltiamo e lo amiamo, ci dirà venite benedetti nel regno del Padre mio, insomma. E la Madonna... Qui dice una frase molto interessante. So che tutte queste cose vi confondono, anche la mia venuta in mezzo a voi. Cioè la Madonna dice, so benissimo che molti di voi si chiedono, ma questa apparizione che dura da 34 anni, con tutti questi messaggi che vengono tutti i giorni, ma è possibile una cosa del genere? Non sarà mica una fregatura, ma che esagerazione. E poi addirittura la Madonna chiama proprio... come si dice, come quel re che chiamava a pranzo, siccome non aveva risposto, i notabili non aveva risposto, ha mandato i suoi servi nelle piazze, nelle strade, a prendere tutta la gente di poco conto, come veniva stimata, per andare al banchetto. Dice, so che siete rimasti un po' perplessi, perché il fatto che io venga qui in mezzo a voi, ma insomma, chi siamo noi, perché la Madonna che venga qui in mezzo a noi, eccetera. E dice... ma non siamo degni, una cosa così grande, eccetera, eccetera, insomma, esitiamo a innalzarci in volo, come quando uno, come se gli apostoli chiamati ad essere pescatori di uomini avessero detto, ma noi non siamo mica, come facciamo, no, ha risposto e basta. Dunque, qui non perdete tempo a capire se siete degni di essere i miei apostoli. Il Padre Celeste giudicherà tutti, ma voi amatelo e ascoltatelo. So che tutte queste cose vi confondono, anche la mia venuta in mezzo a voi vi confonde, cioè vi confonde, vi crea esitazione, perplessità, capito? O forse anche stupore, ma proprio a noi, proprio a noi, proprio qui, proprio a noi. Ma accettatela con gioia, dice la Madonna, accettatela con gioia. E pregate per comprendere che siete degni di operare per il cielo, cioè Dio nella sua grande misericordia sia fatti cooperatori della grande opera della redenzione e che noi siamo degni di operare per il cielo, per i progetti del cielo, per riempire il cielo di cittadini, cari amici. È bella questa espressione. So che tutte queste cose vi confondono, anche la mia venuta in mezzo a voi vi confonde, ma accettatela con gioia questa venuta. Non state lì, ma come mai da così tanto tempo, ma adesso, ma la Chiesa non ha ancora approvato, No, accettatela con gioia e pregate per comprendere che siete degni di operare per il cielo. Però Madonna dice una cosa bellissima, il mio amore su di voi è un'aria, una pioggia, che allontana che allontana la nuvola nera dell'odio, capito?
dell'invidia, della cattiveria. Il mio amore su di voi vi circonda, vi protegge, vi riempie. E voi fate sì che vinca nel vostro cuore e nel cuore degli altri. Il mio amore su di voi, pregate affinché il mio amore vinca in ogni cuore, perché questo amore che perdona si dona e non cessa mai. Cioè, il mio amore è un amore che perdona, che non cessa mai di donarsi. Questo amore che perdona e non cessa mai di donarsi vinca nei vostri cuori, cari amici, perché possa essere poi portato a quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Quindi vedete, cari amici, che il messaggio è molto semplice nella sua bellezza e nella sua anche così incisività, cioè ci chiede una risposta, è un messaggio che chiede una risposta. Noi nel nostro cuore dobbiamo considerarla e darla, senza perdere tempo in varie considerazioni che poi hanno lo scopo di lasciarci lì dove siamo, nella palude. Cari figli, eccomi, sono qui in mezzo a voi. Vi guardo, vi sorrido e vi amo come solo una madre può fare. Attraverso lo Spirito Santo che viene per mezzo della mia purezza, vedo i vostri cuori e li offro a mio figlio. Già da tanto tempo vi chiedo di essere i miei apostoli, di pregare per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Chiedo la preghiera fatta con l'amore, la preghiera che fa opere e sacrifici. Non perdete tempo a capire se siete degni di essere i miei apostoli. Il Padre Celeste giudicherà tutti, ma voi amatelo e ascoltatelo. So che tutte queste cose vi confondono, anche la mia venuta in mezzo a voi, la mia venuta vuol dire il mio permanere così a lungo in mezzo a voi, ma accettatela con gioia e pregate per comprendere che siete degni di operare per il cielo. Il mio amore è su di voi, pregate affinché il mio amore vinca in ogni cuore, perché questo amore che perdona si dona e non cessa mai. Vi ringrazio. Si sono accese solo per te, Regina.